Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare la sfida che vi richiede di guidare un veicolo da Pantano Palpitante a Gatto Grill in meno di 4 minuti senza uscire. Potrebbe risultare una sfida abbastanza difficile, ma vi posso assicurare che non lo è. Quindi scendete e avete tutto il tempo prima che salite in auto. Il mio consiglio è quello di procurarvi del carburante. Credo che con 62, 63 anzi ce la faccio. Quindi entrate nell'auto e fate questo percorso per completare la sfida. Dovete raggiungere Gatto Grill, quindi la stazione di servizio di Gatto Grill. Potete utilizzare differenti percorsi. Io personalmente ho optato per questo perché credo che sia il più conveniente. Avete 4 minuti di tempo, non dovete scendere, quindi non potete fare come la vecchia sfida che diciamo potevate fare rifornimento alla stazione di servizio. L'importante era arrivare entro 4 minuti. Non dovete proprio scendere dal veicolo, quindi con una vettura, una volta che entrati, una volta che siete entrati nella stessa, dovete arrivare a destinazione. Non potete assolutamente né perdere tempo né scendere dalla vettura. Diciamo, il percorso è molto semplice. Se vi perdete, come nel mio caso, premete il pulsante della mappa e diciamo visualizzate la traiettoria, il percorso da seguire. È semplice come sfida, non è complessa. L'importante è prendere un veicolo abbastanza carico in benzina e non fermarsi e non uscire. Entro 4 minuti dovrete raggiungere la destinazione. Come vedete è semplicissimo. Quindi anche se vi sparano addosso, ignorateli, con un 60% ce la fate senza problemi a completare la sfida. Come vedete sono praticamente quasi arrivato a destinazione, quindi la sfida si può dire completata, anche perché non sono trascorsi di certo 4 minuti. È molto facile, potete farla in qualsiasi modalità ad eccezione di rissa squadre, perché lì le vetture non potete prenderle. Quindi una volta che siete arrivati qui, wow, giusto in tempo prima che finisse la benzina, avete completato la sfida.